L'alopecia è una patologia dermatologica che incide profondamente sulla qualità di vita delle persone che ne sono affette. Non è una patologia grave, non mette a repentaglio la vita dei malati, ma può condizionarli in maniera molto pesante. Qui a Milano, al Congresso Europeo di Dermatologia, sono state presentate delle novità piuttosto interessanti che riguardano l'alopecia cosiddetta androgenetica, e noi ne parliamo con una vera esperta, con la professoressa Starace. Dottoressa Starace, che cos'è innanzitutto l'alopecia androgenetica? Ce la racconta, ce la fa capire? L'alopecia androgenetica è una patologia molto frequente nella popolazione mondiale e il nome deriva proprio dall'associazione androgenetica di una predisposizione genetica che ognuno di noi può avere nel corso della vita e dovuta al follicolo pilifero che risponde a un numero normalissimo di androgeni e crea un processo che si chiama miniaturizzazione. Nel tempo, cioè, i nostri capelli diventano sempre più piccoli e sempre più sottili e vanno a creare quindi uno spazio maggiore a livello del cuoio capelluto, andando così a intravedere la testa se noi la guardiamo dall'alto. Molto spesso nei pazienti faccio il classico esempio di un bosco, quindi noi togliamo dei tronchi e mettiamo delle betulle. Dall'alto noi vediamo il cuoio capelluto. Comunemente viene chiamata calvizia, è una patologia molto frequente che oggi deve essere trattata, come dicono le linee guida, il più presto possibile, per evitare di avere quadri molto più gravi, dove poi è difficile tornare indietro. Ecco, proprio sul trattamento e la domanda successiva, tra l'altro appunto ci sono due linee guida, una europea e una italiana, al quale lei appunto ha partecipato attivamente. Ecco, ci sono dei farmaci per trattare l'alopecia androgenetica? Negli ultimi anni sono state pubblicate due importantissime linee guida, una a livello europeo nel 2018 nel giornale europeo e una italiana appunto nel 2021 dal gruppo italiano che si occupa della SIDEMAS, della società italiana, dove è stato stabilito proprio, quindi confermato, come l'alopecia androgenetica deve essere trattata il prima possibile con dei farmaci. Le linee guida dicono che il primo farmaco di linea guida per gli uomini è la finasteride per uso orale, 1 mg al giorno, o in alternativa il minoxidil al 5% 2 volte al giorno. Nelle donne le linee guida dicono che invece la prima scelta terapeutica è il minoxidil 2% 2 volte al giorno. Ecco, lei qui al Congresso di Milano, al Congresso Europeo, ha presentato uno studio molto interessante che ha valutato l'associazione di un gel topico di fattori di crescita associati ai due farmaci che ci ha spiegato. Ecco, perché associare, diciamo così, il gel? Qual era l'obiettivo dello studio? Cosa volevate capire? Il grande difetto dei capelli è la lentezza nel rispondere alle terapie. Il problema è che uno deve avere pazienza all'inizio. A volte arrivano dei quadri in cui si associa, oltre a un diradamento progressivo, appunto classico, anche a un aumento della caduta. Questo è soprattutto nelle donne. Allora il paziente arriva abbastanza disperato e vuole ricercare di avere un risultato un po' prima. L'utilizzo di fattori di crescita e di questi gel cosmetici riescono in maniera molto più tempestiva a bloccare la caduta dei capelli e a permettere proprio ai farmaci di agire molto più velocemente e non aspettare invece 6 mesi, che vedrebbe comunque del tempo in cui il paziente vede un primo risultato. Ribadendo il concetto che purtroppo ci vuole molto tempo per avere la risposta al trattamento, molti pazienti nel tempo si perdono, perché ed è importante invece che il paziente continui in maniera cronica il trattamento, e per mantenere l'aderenza al trattamento più tempestiva possibile si utilizzano dei fattori di crescita, dei trattamenti cosmetici adiuvanti che riescono in maniera importante ad avere più risultati anche prima, molto maggiori. Ecco, voi nello studio avete utilizzato un gel topico che prende il nome di GFM. Ecco, quali sono i suoi componenti? Il GFM è costituito da fattori biomimetici che hanno un'azione diretta sul ciclo del follicolo, che è costituito da una serie di fasi, la cui più importante è la fase anagen, che riesce in questo modo ad allungarla in modo tale che i capelli vivano di più e quindi si allungano più velocemente. Ecco, nello studio che lei ha presentato qui al congresso, l'utilizzo del GFM, quindi di questi fattori di crescita, ha dato i risultati attesi? Sì, noi abbiamo voluto fare proprio uno studio a doppio cieco, nel senso che abbiamo fatto sia pazienti con il farmaco da solo, sia pazienti con il farmaco e con l'associazione di questi fattori di crescita. E si è visto in queste 4 braccia, quindi abbiamo fatto il farmaco del minoxidil locale e il farmaco della finasteride orale in una popolazione maschile e femminile, e abbiamo visto che la differenza è stata notevole nel riavere risultati molto più velocemente in quei 6 mesi in cui abbiamo fatto proprio lo studio. Senta, allora a questo punto, per fare un po' così un bilancio,
questi gel topici con i fattori di crescita quando è che possono essere utili appunto per i pazienti? In che situazione? Sono molto utili nel velocizzare la terapia, quindi soprattutto indicati nei pazienti che hanno anche un aumento della caduta contemporaneamente a questo progressivo diradamento e nei pazienti che hanno, diciamo, in qualche modo più fretta nel vedere i risultati perché magari hanno quadri già un pochino più avanzati, in cui più prima si iniziano le terapie, prima i risultati riescono a essere evidenti.